sarà influenzata anche la situazione salute, perché questo purtroppo è l'andamento, è quello che dovrà fare il governo in questo momento, sta gestendo questa fase di emergenza. Grazie. Grazie consigliere. Io sinceramente non so, si può anche dare di bugiardo ai nostri interlocutori, ma mi pareva in commissione questa domanda fosse stata fatta, mi pareva fosse stato detto per Ayala che non ci sono costi aggiuntivi a questo punto. Quindi fa passare la società della salute con un carrozzone, mi sembra. L'obiettivo, mi sembra sbagliare l'obiettivo, cioè non tirare la freccia ma non, fare, non prendere neanche il cerchio più largo, andare proprio fuori. Io personalmente, quando sono istituito, ricordo che un ministro si fa una cagata, quando furono proposte istituite di società della salute, diciamo il mio partito e quello di Vini allora erano in concorrenza da questo punto di vista. Poi io facevo parte della stessa maggioranza. Però io personalmente, anche nel partito di allora c'era tanta come dibattito su questa questione, io personalmente ribadisco, un'altra volta, sono sempre stato convinto che fosse una forma da prendere quasi a modello, quella della costituzione di un consorzio per la gestione di un servizio. E come l'aveva pensata l'allora assessore della sanità Rio Rossi, attuale presidente della giunta regionale. Quindi noi, io personalmente sullo strumento non ho perplessità, anzi, per me dovrebbe essere anche altri servizi gestiti in questa maniera, cioè a dire, cercare di ottimizzare gli interventi, però avere ben saldo nelle mani dei sindaci e dei diretti il governo e la programmazione, perché poi la società della salute è questo che deve fare, come mi ha ribadito anche un po', diciamo, non ritroviamo, ma insomma puntualizzando il ruolo di direttore ovviamente, no, quando mi ha fatto la domanda per mia ignoranza. Quindi questo deve essere il ruolo, e questo è un ruolo a mio giudizio che era positivo nell'intenzione. Il problema è vero, sono intervenute tante cose nel frattempo, in questi anni, e le perplessità che allora avevano la campagna di fondazione sono in qualche maniera anche lievitate. Perché oltre alla differenziazione tra un aspetto riguardava i lavoratori, un aspetto riguardava la sanità territoriale, quindi la possibilità di incertezza e non comunità, poi c'è anche appunto la questione del lavoro, mettere insieme dipendenti di enti diversi, comune da una parte, azienda sanitaria dall'altra, che avevano stessi ruoli e differenze in quadramenti contrattuali e anche differenze. Differenti riconoscimenti economici. Oggi addirittura la questione, se si vuole, è anche più controversa da questo punto di vista, perché con le nuove figure di lavoratori e di lavoratrici questa ancora si è più aggravata. E queste sono le grosse perplessità che noi abbiamo, ma non sullo strumento, ma è su come il servizio e su come il servizio viene svolto. Queste sono le nostre perplessità. E su questo noi abbiamo seri problemi, perché per quanto riguarda il modello di governo, io penso che si potrebbe anche, come dire, sviluppare in maniera positiva, anche cercando di adeguarsi alle nuove normative, al nuovo intorno, che mi fa quasi, come dire, tanto pensa male, mi diceva no, il vecchio diavolo, no? Perché sembra quasi che questa cosa corrisponda un po' alla minaccia reiterata di Berlusconi di voler detoscanizzare l'Italia, no? Perché quindi il piazza della casa della salute fanno magari anche delle leggi ad occhio che sembra un po' eccessivo, perché in qualche maniera io penso che questo pensiero l'abbiamo già discusso in questo caso. Però comunque noi rimaniamo con le nostre perplessità, e io pure io condividendo questo strumento e non rinnegando certo prendere facendo quando fuori lo strumento. Grazie consigliere, sono altri. Prego. Non è stato
anche contrari fin dall'inizio alla società della salute in queste forme, come l'attuale, perché poi un comune quello di 46.000-47.000 persone che ha, doveva, e noi risediamo, sappiamo che tutti quanti gestire per conto suo il sociale e se ci si difendono da parte. Una società della salute che addirittura qui deve trovare, non so in base a che legge, io non l'ho trovata, ho letto sia 191 del 2009, 42 del 2010, che non prevedeva affatto come c'è un'altra e ci sia due società della salute, con un'unica amministrazione, a quanto caso con due responsabili, con due presidenti, due direttori, quindi tutto questi direttori, chiamiamo così, direttori, non per Deve essere fatta, io credo, non lo so, non mi è mai stato spiegato.
che può conoscere se fossero false in base alla dichiarazione di sì. Manda il suo figlio, manda a che fare, manda qualcuno a vedere in effetti perché siamo lì a certe prestazioni. No, invece ci troviamo a dare maggiori prestazioni, poi che si va a toccare anche a chi tocca, insomma a chi fanno queste assistenze e probabilmente si va a vedere che siamo sulla solita tecnologia, secondo il limite nostro, o di altri in cui toccano anche a chi non dovrebbero toccare o a chi non si è creato dei diritti con gli anni e dal lavoro fatto e che fortunatamente non ha potuto tenere in una situazione, in un momento di bisogno, in una situazione confortevole come l'assistenza a un anziano. Se purtroppo oggi durano più di un tempo, fortunatamente finché hanno la memoria e il cervello a posto e riusciamo a parlarci, riusciamo a goderci, quando poi non servono più a nulla e chiaramente c'è bisogno di ogni volta delle parole per il domanda fatta oggi non si vede più, non si deve fare prestazioni di più. Invece abbiamo levato, si dice la regione Toscana ha dato un di 900.000 euro, ma ricordiamoci che per poter rifondere i danni a base di massa che è stato fatto dei tagli all'autosufficienza. Come molti uomini a Firenze, veramente in grosse difficoltà, succede che è stato venuto un po' di privata a potere, a quest'ora che abbiamo chiuso e poi mandate tutti quanti a voce così. E abbiamo due case e gli anziani, e abbiamo agendato a gestire prima cooperative e poi a gente, cioè all'aste tramite la società della salute, della quale non siamo probabilmente soddisfatti, non siamo soddisfatti, non c'è più stato nulla da avvicinare. Una relazione che si vedeva su questo stato di cose, cioè su come sono andate queste residenze assistite, eccetera, su come quanta gente c'è andata, quanti purtroppo non sono, quanti purtroppo sono morti, eccetera, insomma, non si sa bene, noi non abbiamo avuto più una relazione, sì, non si è avuto più una relazione su questa assistenza. Noi potremmo contro, perché siamo contro la base, siamo contro a questo spettro di risorse. Anche se poco, ma un funzionario, insomma, è un dirigente, è medico, eccetera, ha sempre dei costi, naturalmente abbastanza alti da fornire anche le differenze addirittura e che vengano menzionate. Quasi di azzeramento, perché siamo passati, l'ho detto per non sbagliare il numero,
da un assegnamento a questa zona nel 2007 pari a 3 milioni circa di euro ad un assegnamento per il 2011 di 696.000 euro per il 2012 di 1.500.000. Quindi siccome i 3 milioni che venivano utilizzati all'inizio erano spesi in più bus, ma in produzione di servizi, se vogliamo mantenere i servizi ai nostri comuni viene posta la domanda molto facile. Questi sono, andiamo a metterli dentro alla gestione, prendendoli da altri canali dei bilanci dei comuni o decidiamo di mettere in servizio? Questa domanda i nostri 11 sindaci hanno risposto, andiamo a superare i soldi ai nostri bilanci con fatica, con il nostro insomma, perché vogliamo mantenere in piedi i servizi. Il secondo argomento di cui stiamo parlando è quello dello strumento. La regione toscana ha fatto una scelta in anni ormai lontanissime, se si mette dentro un testo sociale un po' anche qui, che è quella di gestire l'integrazione dei servizi sociali, dei servizi sociosanitari attraverso la società della salute. Anche tutte le altre regioni italiane si sono dotate di strumenti più o meno validi, più o meno innovativi per compiere questa funzione essenziale, riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non un'invenzione dei gruppi politici della regione toscana. Ha scelto la società della salute come strumento che meglio di altri sembrava sulla carta, io dico anche nella sostanza, costituire lo strumento di sintesi tra le competenze, le funzioni e le risorse, quando c'era, degli enti locali, e le competenze, le funzioni e le risorse delle aziende sanitarie. Il punto a cui ci troviamo oggi, e per i risultati di questi strumenti, come vedevo appunto, pregherei di fare riferimento alle analisi che il MES compie ogni anno sia sulle aziende sanitarie locali che sulle società della salute. Il punto a cui ci troviamo oggi è che in virtù di una serie di cambiamenti normativi a livello nazionale, di fatto non è che abbiamo messo in difficoltà l'esistenza delle società della salute, che potrebbe essere un problema costante. Lo stesso problema si pone per l'Emilia Romagna, si pone per il Veneto, si pone per tutti coloro che si erano dotati di strumenti atti al governo dell'altra integrazione. Quindi qui la prima riflessione da fare, e che credo l'assessore regionale abbia iniziato a fare, è che in sede di conferenza Stato-Regioni bisogna chiedere allo Stato di mettere mano sulle varie normative intervenute su questo campo, perché noi andiamo a creare degli ostacoli fittizi che di fatto fanno regredire la capacità di integrazione. La Toscana, dicevo, ha scelto la società della salute e di fronte a il vincolo è quello per i comuni, non è che si sono avuti di risorse, per i comuni di spogliarsi determinate funzioni essenziali per quella del sociale, è venuta cascata tutta la risoluzione che abbiamo fatto la questa parte. L'ultima cosa che voglio dire e che riguarda la Lisbara, io credo che un elemento fondamentale di questo nostro voto di oggi stia nel fatto che noi non andiamo a prorogare senza limite e senza orizzonte la delega all'azienda. Noi andiamo a fare una proroga che io definisco tecnica in virtù di una serie di aggiustamenti che devono arrivare da qui alla fine dell'anno, per il primo mese del 2012, dopo le quali ci sarà consentito, attraverso una gestione associata della funzione sociale dei nostri 11 comuni, di dare pienamente corso e seguito a quello che era il disegno originario. Ora, tutto questo, pensare che si possa riuscire con grande franchezza ad un dibattito sui microsoft, sul costo, che peraltro non c'è aggiuntivo, perché parentesi, il lavoro per l'SDS sono già tutti dipendenti da ASPE, quindi non è che c'è gente in più che si è messa a lavorare. Che tutta questa complessità possa essere ridotta a una mera discussione di quanto costa, a me sembra un modo un po' infingardo, utilizzo questo termine, per non voler affrontare le tante criticità che abbiamo di fronte in questo passaggio. E che comunque, dunque, su questo, io credo sia per il momento l'unico possibile, avendo chiaro che dal momento in cui
psichiatra integrato sociosanitario regionale, in primo, anche qui, torna con forza la volontà dell'integrazione sin dalla programmazione fatta della Toscana. Ha già definito, è in fase di discussione, però siamo già in uno stato avanzato di costruzione, ha già definito che le società della salute rimangono strumento essenziale per la nostra regione di governo, di programmazione e di gestione dell'integrazione tra sociale e sociosanitario. Noi in questo percorso ci troviamo in una fase transitoria. Io mi auguro che stiamo lavorando su questo, questa fase transitoria, tutti il meno possibile, e che si possa, una volta definito lo strumento di una gestione sociale da tutti i nostri comuni, anche conseguire uno degli obiettivi che il piano regionale pone per i prossimi anni e che va incontro a questo sì davvero di differenza di cittadini, che è la semplificazione dei servizi. Credo sia estremamente bene se continuate in quello che è successo per la nostra città, perché se c'è un servizio al quale tutti riescono ad accedere a prescindere dalla quantità di informazioni che hanno a disposizione, è questo nel momento in cui sono stati aperti tutti insieme. Quello stesso modello di semplificazione, di raggruppamento delle tante funzioni va servito anche per tutti gli altri servizi sociali. L'intervento della consigliera Mannini ha ben spiegato come quelle sono le critiche per cui anche la lista Massimicini voterà favorevolmente a questa riforma. Diceva mantenimento dei servizi da due persone, perché noi riteniamo che il mantenere, cercare di mantenere questo tipo di servizi non sia assolutamente uno sperto. Diceva il centrodestra, mi pare lo dicesse lui prima, che sostanzialmente non vorranno stare lì per scontare la società salute, perché la persone è un servizio gestito per indebiti, ci mancherebbe, aggiungo io, che un servizio gestito forse gestito indebiti, sta parlando di sanità, forse il centrodestra preferirebbe che un servizio di questo tipo fosse gestito anche da la salute da una linea privata che magari potesse subito. Fortunatamente questa si chiama Regione Toscana, che siamo per esempio del governo Lombardia, quindi su questo ci troviamo di fronte a differenza di sale, cioè si registra. Abbiamo sempre avuto un atteggiamento favorevole rispetto alla società della salute, perché riteniamo tutte le criticità che abbiamo sempre evidenziato che negli anni passati, perché noi abbiamo come caposaldo che la sanità debba essere gestita e controllata da tutti. Quindi riteniamo e abbiamo ritenuto anche in passato che la sanità della salute comunque rispondesse a questa esigenza. Ci sono, dicevo, delle criticità secondo noi anche in questa gestione, perché per esempio riteniamo che l'anno scorso abbiamo fatto anche bene i corsi di giorno, emendamenti, quindi non sto nemmeno a ripetere, però il sindaco, abbiamo chiesto in passato più volte che il sindaco almeno una volta all'anno, come diceva anche tu, cioè su questo mi trovo d'accordo, che il sindaco almeno una volta all'anno ci relazioni su quelle che sono le attività della terra, perché se il controllo deve essere pubblico è giusto che anche il consiglio comunale più di ogni anno, tutti i mesi, una volta all'anno il sindaco ci spieghi, visto che ci sono delle risorse che da tasse comunali vanno a finire dentro, quindi secondo me è giusto che il Consiglio Comunale sia in qualche modo ridotto e relazionato su quelli che sono i servizi. Quindi questo è un punto su cui perché tutti gli anni poi ci si ritrova, il mese di dicembre, o poco prima di Natale, o poco dopo, a fare il rinnovo della convenzione perché scade tutti gli anni, però non c'è un verso in quella sede di avere veramente di fatto una piega no, sulla convenzione, quindi un dibattito su quali siano le attività svolte durante l'anno dalla società della salute. Quindi secondo me sarebbe cosa buona e giusta che almeno una volta l'anno, ora come sto arrivando in allenamento, perché tanto se ne fatti 10 in merito, quindi però io ve lo pongo come invito, io non credo ci sia nulla di male e niente di così gravoso, che ci consiglia una volta l'anno il sindaco,
qualificati rappresentanti della città, ma a relazione anche con quello che ha fatto la scuola della salute. Quindi su questo, finché il caposaldo rimane, come almeno è stato fino ad ora, che dai servizi sanitari e socioassistenziali siano comunque gestiti e controllati dai conduttori, noi su queste cose ci troveremo sempre d'accordo. Poi tra l'altro anche la commissione è stata ben spiegata dal dottor Mennucci, è stato anche un intervento anche fatto con conoscenza da parte della consigliera Costantini, quella sede sottolineo senza far polemica, però quando si fa la commissione dove c'è una consigliera che ha una conoscenza professionale in merito, parla la tecnica e non dal consiglio comunale, ma perlomeno sappiamo la forma. Io lo dissi il consiglio comunale, mettiamolo sulla convocazione della commissione, che la consigliera non si attiva della tecnica, come giustamente diceva il dottor Gisse in quella serie di tre minuti, mi sono portato un supporto legale legittimo, erano modifiche, però faccio una idea sulla forma, perché comunque tra Lucia Costantini non è solo la consulente legale o quella era in quella sede di commissione, ma anche non si era male. Ma io lo dico anche per lei, perché mi immagino che la vedi anche la difficoltà in quella sede, anche lei stessa a parlare e non sapeva se da tecnica o da consiglio, se era tecnica o consigliere o male. Quindi cerchiamo di salvare il nome su questo. Poi mi domando ora poi come possa, non so, poi dopo chiedere al segretario su una convenzione di questo tipo, se la consigliera Costantini la possa votare a fine, visto che è parte in causa. Però se a monte si riesce a salvare la forma, nessuno tira fuori polemiche di questo tipo, però sappiamo che non è la forma, mi sembra che sia la abitudine sempre di no, ormai è forse il ne fa così e continuiamo a farlo, secondo me è un modo sbagliato di procedere. Quindi tornando alla libro, noi la voteremo perché, come è stato detto anche dal team proceduto, questo tipo di servizi gestiscono in questo modo, o se no, quindi o si fa in modo che si metta a condizione di altra salute d'operare, o se no questi servizi nessuno è più in grado di garantire e quindi ne risentirebbero centinaia di cittadini della nostra città che purtroppo hanno a che fare con questo tipo di servizi. Quindi va bene la delibera, ecco, l'invito che vi faccio ai sito perché almeno una volta all'anno ci sia da parte sua una relazione su quello che viene fatto da questo consorzio, perché a parte quando se ne è parlato con le istituzioni, non mi ricordo nemmeno che anno fosse, poi se ne parla tutti gli anni, a fine dicembre per rinnovo la convenzione, però poi se ne è mai più parlato su quale se ci sono delle criticità, su cosa faccia, siccome sono soldi pubblici, sono soldi che dalle casse comunali vanno a finire dentro, pur con tutta la fiducia delle persone che ci lavorano, però credo sia giusto e corretto che il Consiglio Comunale in qualche modo sia posto a conoscenza di questo. Grazie. Grazie a noi. Grazie Presidente, per alcune precisazioni e puntualizzazioni rispetto a quello che diceva anche il Comune Guarnini e su cui sono veramente d'accordo. Prima però volevo una precisazione a quello che esatto. Lucia, devo sapere quando era in commissione, era come commissario, non come il discorso specialmente da persona con cui si voleva venire informato dei fatti. Ma per l'ultimo sembra di essere che la comportava a conoscenza delle cose, non mi sembra una situazione sbagliata. Quindi, anzi, una cosa forte, io salviamo la forma. Infatti, per l'ultimo sembra comportava una cosa speciale. Se non sbaglio, se non ricordo male, quella da alcuni minuti forse fu più la battuta che una cosa reale. Comunque, tra l'altro sul fatto che il consigliere Costantini possa avere, in quanto parte in causa, avere problemi a votare questa delibera, non mi sembra. Perché il consigliere Costantini non è fatto da quello che mi risulta, ma non che la società sarebbe come dire che tutte le volte si parla di regione il consigliere Caccione può parlare perché è un dipendente della regione, sarebbe come dire che il consigliere Pino tutte le volte si parla di regione, se facessimo una convenzione se si deve arrivare il consigliere Pino sembra che
siano diversi di situazioni di presunta incompatibilità e non solo per quelle che riguardano il sistema. Voglio chiudere questa non è assolutamente poetica, è solamente una cosa da dire. Volevo partire dalla delibera e dal fatto che anche per quest'anno ci sia la necessità di rinnovare la concessione di Elisa Brand e partirei dalla considerazione che l'impossibilità anche per il 2012 di partire con la società della salute dipende, come è già stato detto, anche dall'attuale quadro normativo e anche comunque dalla volontà palese dichiarata della Regione Toscana di superare definitivamente questo problema. Il quadro normativo che ha spinto l'assemblea dei sindaci del territorio circondario a non optare per l'affidamento della gestione dell'attività socio-assistenziale della società della salute è stata determinata da quelli che non lo capite bene, che ha anche richiamato il dottor Menuti. E quindi non sto a ridire, però mi sembra evidente che in presenza di queste incertezze normative e di un susseguirsi anche continuo di leggi sull'argomento risulti probabilmente sia troppo rischioso sia far partire la società della salute con la gestione, ma anche risulti troppo rischioso, che è stato chiesto da più parti, chiudere o sciogliere questo consorzio, anche per non affrontare i costi di scioglimento, ma soprattutto, e sottolineo soprattutto, perché si rinuncerebbe ai progressi che sono stati compiuti in questo periodo in materia di integrazione sociosanitaria, prima di conoscere tutti gli esiti normativi sulla possibile formazione. Però pare opportuno rilevare anche che nella delibera dell'approvazione, se non sbaglio, i comuni, come ha accennato mi sembra l'assessore, i comuni soci del consorzio si impegnano a divenire, il 31-12-2012, a modalità di gestione ottimale che nel rispetto della normativa vigente, secondo il principio di integrazione sociale, perseguono l'obiettivo di tutela del benessere dei cittadini, oltre che di efficacia e di economicità. Ho preso principalmente quello che questa è un'altra cosa che prima sottolineare è anche l'importanza dell'intervento quasi in parte anche di quasi coraggioso dei comuni su questa vicenda, soprattutto perché di fronte all'azzeramento del Fondo Sociale Nazionale e allo sforzo del Regione Toscana di mantenere il finanziamento del Fondo Regionale, i comuni si sono trovati praticamente soli ad affrontare il costante incremento anche di bisogni socio-assistenziali dei cittadini. Bisogno sempre crescente dovuto all'invecchiamento della popolazione e al conseguente aumento di anziani non autosufficienti dovuto alla crisi economica e dovuto soprattutto all'aumento della fragilità familiare. In presenza della mancanza di risorse del Fondo Sociale Nazionale, che è stato praticamente azzerato dal governo di Berlusconi, mettendo quasi in ginocchio i comuni e sollevando proteste dei sindaci, non solo di sinistra, ma anche di destra e persino della Lega, i comuni del nostro circondario sono trovati in fortissime difficoltà, perché, come veniva anche citato dal consigliere Barnier, è difficile passare da un finanziamento del 2008 di 2 milioni e 3, peggio ancora del 2007 di 3 milioni, a 680 mila euro o più, senza rischiare di dover tagliare i servizi. E guardate che rischiare di dover tagliare i servizi non è una questione di poco conto, tenendo presente che si sta parlando di servizi essenziali, soprattutto in un momento di grossa crisi economica. I servizi legati all'ASL infatti riguardano soprattutto 5 grosse aree, che sono tutte di importanza fondamentale: i minori e le famiglie, gli anziani, i disabili, gli adulti e gli immigrati. Quindi un'ulteriore riduzione del Fondo Sociale Nazionale che c'è stata ha costretto i comuni di fronte ad una scelta,
importante, cioè quella se aumentare il proprio contributo a quella risoluzione dei servizi, di servizio sia importante, è quello che è stato deciso di fare, oppure se tagliare i servizi drasticamente per diminuire il finanziamento necessario. Chiaramente e logicamente, direi in maniera anche quasi coraggiosa, è stato deciso di aumentare il finanziamento di quei 212 mila euro che sono stati definiti. Io non vorrei dire altre cose, solamente due considerazioni finali. Una sul fatto dei costi, e volevo sottolineare, come ha detto anche il consigliere Pannini, che per non duplicare le funzioni, visto che come diceva anche Gioia ce ne sono due, e per perseguire anche una maggiore efficienza ed economicità, si sono, le due società della salute si sono dotate di uffici comuni con persone che lavorano anche in entrambi i territori anche al fine, soprattutto per quanto possibile, di perseguire politiche e progetti comuni. E inoltre, tutto presente, le due società della salute e quelli del Valdano non hanno, già stato detto, come sottolineo, non hanno assunto personale dipendente proprio, ma si sono avvalsi, si stanno avvalendo di personale dell'ASL e dei comuni, anche in ottica di una competitivizzazione professionale. L'ultima nota che volevo fare era, per quello che mi ha detto Fluente, così Fluente, sul fatto che la nostra ASL o le nostre ASL presentano dei buchi economici importanti. Volevo ricordarvi che non più di pochi giorni fa, il 19 di dicembre, sulla Nazione, il Nascosti, in un articolo in cui logicamente parlava male della regione toscana e delle scelte della regione toscana, però concludeva tutto sommato con una nota positiva sulla nostra ASL, perché, questo leggo testualmente, sarebbe poi curioso se si penalizzasse, nota infine Nascosti, una ASL, riferendosi alla nostra, che ha un bilancio quasi in pareggio, mentre strutture a noi vicine hanno conti molto più pesanti. Quindi tutto sommato, anche da parte del PDL ci sono state, anche se in breve, ma delle piccole note di apprezzamento. Grazie consigliere, ci sono altri? Bracci. Sì, grazie Presidente, ho fatto qualche appunto ascoltando le parole dei colleghi consiglieri e mi sono posto delle domande che rimando ora. Per noi non è una questione di chi gestisce il sociale, ma come lo si gestisce, perché tutti i servizi si possono mantenere e si devono mantenere. Il problema è con quale risorsa, se la società della salute è l'unico strumento, questa è la domanda che mi pongo, o non è meglio avere un responsabile per l'altro per il comune che insieme gestiscono le risorse con gli spazi burocratici e maggiore possibilità di erogare il servizio? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre come amministratori. Altra domanda, ma gli stipendi sono sempre gli stessi? Quelli che percepiscono i nostri direttori? Ora io non lo so, poi mi risponderete, non lo so perché io lo chiedo da profano, o se ci sono dei centri di presenza all'interno di questi organi burocratici. È vero che ci sono stati tagli a fondi nazionali, ma se si continua a erogare servizi con personale aggiuntivo o con personale che prende più soldi e non gratificare il verbo. E non a caso era stato detto da parte della sollevata, era stato sollevato da parte del presidente dell'AIAS, perché sono stati tolti i fondi o ridotti i fondi per le vacanze estive dei nostri disabili, della nostra città. Queste sono piccole domande che io mi pongo, se tutto è in regola, se tutto è nella norma, se tutte queste spese non ci sono, è chiaro che si può anche rinnovare questa legge, ma se qualche cosa in più viene a gravare sulle spalle dei nostri cittadini e sulle spalle, in particolar modo, delle persone più disagiate, mi sembra che una domanda ce la dobbiamo fare tutti. Grazie.
grazie, Baroncelli. Non si tratta di andare a vedere quale ASL compie più disastri o meno. Quando noi si è visto il, quello che è successo francese, quello che è successo all'ospedale vecchio, non quello vecchio lì, l'ospedale nuovo, quella, diciamo vecchio, questa zona, quando si è visto che a Puccini che si va prima a pagare il numero del mezzo e fare l'euro l'anno per avere delle ali, e ora se ne paga 17 milioni e mezzo per acquisire, quando sembra, metto sembra, virgolette accanto, ci sia in una situazione fa diventare sembra che il tribunale di 40 milioni di euro, sembra, dice, io esco sola, dice, no, tanto ma tutto il che sembra dice, io mi piace così tanto, c'è sicuramente alcune esattitudini. Allora, io posso anche aprire l'intervento del consigliere regionale che dice rispetto a Carrara, a Empoli, insomma che sono mezzo detto, bene, però resta di fatto che la società della salute non sono mai stati contrari, e il contrario era anche Nicola Nascosti, il consigliere regionale, allora N, oggi PDL, abbiamo sempre sostenuto che mentre si cercava e si è sempre cercato di salvare l'ASL degli Empolesi Valdezza perché poteva ed è una necessità rispetto alla situazione, le gestioni uno e sono tutt'altra cosa. La società della salute è tutt'altra cosa. Che non sia un aggravo di vostri, la società della salute quindi dovrebbe ancora arrivare a dimostrarci, cioè a comunque alla mano. E che poi dopo sia stato necessario farla bisognerebbe anche essere perché sicuramente ci potrebbero essere altre soluzioni. Di sicuro in tutti questi meccanismi ancora una volta si scippa il consiglio comunale della possibilità di votare. Questa è l'unica volta sicura, tutte le volte che le giunte dei vari comuni toccano un qualche cosa, si toglie un pezzetto di democrazia e ne trova un consiglio comunale. E questo è successo con la società della salute e questo è anche con la salute. Che poi sia inutile dimostrare i fatti perché la società della salute a tutt'oggi, e non è passato un anno, a tutt'oggi non si è riuscita a portare in piedi. Ora, se era una cosa fatta bene, se era una cosa snella, se era una cosa che funzionava, alla fine la messa che si appiede, non ci sarebbe più. Segna evidente che forse se la difficoltà è a scioglierla, una cosa non è mai nata, qualche pensiero dovrebbe venire a voi, non una raccolta. Grazie, ci sono altri. Noi siamo soli, ecco. Grazie alla sinistra. Inizio la battuta, io spero che questa cosa sul consorzio di funzioni non c'è più, ci consente di mettere mano al nome della società della salute, non è probabilmente così felice perché una volta tanto abbiamo un consorzio pubblico, quindi un ente pubblico che ovviamente gestisce un servizio così importante e lo chiamiamo società, in qualche modo anche dal punto di vista nominale, ricorda soggetti di diritto privato che purtroppo gestiscono molti altri servizi, essendo appunto un settore così delicato, mi farebbe piacere che avesse un nome più comodo rispetto evidentemente al ruolo, e mi piacerebbe che in un consorzio ci fosse anche la servizio a partire da, ma questa è la mente. Vengo alla questione della società della salute e al ruolo dei comuni. Noi crediamo fermamente, diceva Paolo, che chiaramente il servizio sanitario territoriale e ancora di più il socio assistenziale devono essere evidentemente integrati con l'attività di programmazione e con l'interazione dei comuni, perché è naturale
che da un lato ci siano le professionalità dell'ASL, dall'altro le capacità anche, come dire, da avere da volte nel territorio da parte dell'amministrazione comunale, che tutto questo insieme abbia un valore.